Tutelare e salvaguardare la salute e la sicurezza degli operatori agricoli con specifiche misure di formazione e informazione e adeguato controllo della funzionalità delle macchine operatrici. La misura intrapresa dalla Confederazione Italiana Agricoltori è il progetto Sicuragri, articolato su tutto il territorio regionale, all'obiettivo di fornire assistenza e consulenza alle imprese agricole in termini di tutela della salute e della sicurezza in agricoltura. La caratteristica dell'agricoltura pugliese vede impegnati nel lavoro in campagna sia i datori di lavoro, agricoltori, coltivatori, che i lavoratori, i braccianti. E quindi è una battaglia comune contro gli infortuni e le malattie professionali. Questo si fa innanzitutto conoscendo il fenomeno, e noi abbiamo già fatto un lavoro di conoscenza sul territorio, abbiamo preparato un dossier. E oggi bisogna fare le azioni che ne sono scaturite da questa conoscenza, anche attraverso i dati dell'INAIL, cioè la prevenzione attraverso la divulgazione e la formazione. Conoscere meglio i dispositivi di sicurezza, conoscere meglio i rischi, per esempio il rischio chimico nell'uso dei prodotti antiparassitari, è un elemento di prevenzione. La Regione Puglia si pone in modo particolarmente incisivo sul dato nazionale, perché voi dovete pensare che il 6,27% del numero degli infortuni che accadono a livello nazionale risiede proprio in Puglia. Dal 2008 al 2012 si sono verificati in regione circa 12.800 infortuni e 45 sono stati morti nel settore agricoltura. Quindi, come vedete, è un dato particolarmente pesante su cui nessuno può, come dire, girare la testa dall'altra parte. Ecco perché noi abbiamo fatto una riflessione assieme alla Confederazione Italiana Agricoltori per far sì che questo tipo di intervento fosse finalizzato proprio in un momento di crisi, perché è proprio nel momento di crisi che le aziende devono avere il sostegno utile e necessario da parte delle istituzioni per evitare che poi possano cadere in un meccanismo che li tiri giù e non li consenta più di reagire di fronte a un evento di crisi. L'agricoltura, come l'edilizia, avevano e hanno necessità di porre maggiore attenzione a questo tema, che è quello della tutela del lavoratore, la tutela dei rischi, la prevenzione del rischio, la prevenzione dell'incidente. Tutto questo naturalmente comporta un aggravio in termini economici da parte delle aziende, che in qualche maniera, per poter permettere di rispettare determinati canoni e di acquistare i DPI e quant'altro, e far fare i corsi al personale, sicuramente hanno purtroppo le aziende degli ulteriori costi, ma non si può assolutamente non prendere come tra la prima considerazione di un fattore produttivo il fattore sicurezza.